Eccoci quindi arrivati al villaggio sciamanico. Questa era un'altra delle zone che avrei voluto visitare. C'è scritto lascio 80 monete sul banco. Mi ha alzato il cartello. Perché? Non dirmi che la gente non può parlare qui. Non credo. Eh sì, la gente non parla. Mettiamo sia rivelazione che telepatia. Vediamo cosa pensa la gente. Intanto andiamo da questo lato. Cesta? Sì, cesta. Con... non lo so, un pezzo d'armatura? I guanti spiritati. Ok. I guanti spiritati. Aumentano i PP e aumentano anche la difesa. Beh, ottimo. Difesa 40, PP 20. Beh, oddio. Sai che questo quasi quasi lo diamo a Jenna? Certo, gli diminuisce di un pelino l'attacco. Però è un rischio che mi accetto di prendere. Cioè, tanto Jenna comunque va più di quanto dovrebbe. E un po' di PP in più non le fanno schifo. Fammi vedere se sti guanti possono essere utili a qualcuno. A noi no, a lei no, a lei no e a lui no. Ok, li vendiamo. Peccato, non erano male. Però, ovviamente, abbiamo appena trovato di meglio. Signora, che pensa? Ma Opa ci ha ordinato di lasciarli stare. Non capisco il perché, però. Sono sempre stranieri. Non mi piacciono gli stranieri, ma se pagano possono rimanere. Eh beh, certo, c'hai ragione. Forestieri, non mi piacciono. Aspetterò finché non se ne vanno. Forse non possono proprio parlare finché ci sono stranieri? Qua possiamo entrare? L'accesso è vietato, non dovresti entrare. Ah beh, fantastico. Beh, bel villaggio, insomma. Di qua si prosegue. Ok. Ah, è tutto chiuso. Beh, fantastico. Un bellissimo posto dove andare in vacanza, insomma. Oh, buongiorno. Questa è la mia casa. Se cercate Muapa, sono io. Indietreggiate, fatemi spazio. Chi siete? Forestieri nel villaggio sciamanico? Perché siete venuti qui? Al villaggio sciamanico non apprezziamo gli intrusi. Non siete benvenuti qui, andatevene e non tornate. Se c'è qualcosa che volete dire, sbrigatevi e parlate. Ascolterò, ma non per molto. Non sembra provengano da contigo. Non c'è ragione per essere gentili. Ah beh, grazie. Che c'è? Niente da dire? Allora perché siete qui? Uscite dalla città. Io ho qualcosa che ti può servire. Ho un bastone sciamanico. Ecco qua, grande capone. È il bastone sciamanico. Pensavamo che fosse perso da per sempre. Apparteneva al grande Hoabna. Il bastone di Hoabna era il dono del suo grande amico di contigo, Yegolos. Quando Yegolos glielo regalò, Hoab accettò una grande responsabilità. Giurò di proteggere il sacro tesoro di contigo, la giada della sospensione. A chi ci riporta il bastone dobbiamo affidare la pietra. Siete venuti a reclamare la giada della sospensione? Sì, immagino di sì. Non so se mi posso fidare di voi. Peccato, non ve la daremo mai. Ma abbiamo portato il bastone sciamanico. Cosa ci impedisce di darci la pietra? Vi. La giada della sospensione è stata per generazioni sotto la nostra custodia. Dobbiamo ridarla ai discendenti di Yegolos. E voi non venite da contigo. Questo è assurdo, vi abbiamo portato il bastone. Abbiamo fatto molta strada. Che differenza fa se siamo venuti da contigo o meno? Non pensiate il contrario. Noi siamo coloro a cui è diretta la pietra di Yegolos. C'è una maniera per la quale possiamo ottenere la pietra? No, è impossibile. E le prove? Sarebbe una cattiva idea, Moapa? Conoscete la via delle prove? Solo Yegolos sapeva percorrerla. La via della sabbia che scompare? Sì, se voi stranieri volete la giada della sospensione dovete prenderla e portarla qui. Se ne avete il coraggio, seguitemi. Perfetto. Ci stiamo avvicinando un passo in più al prossimo glitch. Se ci avessi detto che c'erano delle prove da superare, ci saremmo preparati. Di che prove si tratta? Capisco che siete preoccupati, ma se non le affrontate non le supererete mai. Fai del tuo meglio, Felix. D'accordo, prima però tutti e nessuno mi parla, ovviamente. Sono i primi stranieri che vedo, non sembrano così diversi da noi. Allora, intanto usciamo da qui e usiamo la fune. Ecco fatto. Magari troviamo un'altra cesta, magari troviamo un Digin.
Qui c'è una grotta però, non l'avevo vista prima. Ah, cavolo, sì, c'è un Dijin. Peccato che sia lontano, vaffanculo. E mi sa che non ci posso salire fino a che le porte sono chiuse. Dannazione, va bene. Vediamo cosa c'è qua dentro, c'è il sacerdote. Sì, c'è il sacerdote, mi parla il sacerdote? Niente di personale, ma nessuno in questa città vi parlerà. Sembrerà strano, ma è una legge che del villaggio sciamanico. Vabbè. Dunque, andiamo a vedere il percorso delle prove. Dunque, eccoci qua, grande capo. Per ottenere la pietra di Iegolos dovete far sparire la sabbia. Se riuscirete a farcela, allora il sangue di contiguo scorre nelle vostre vene. Forse è un problema. Voglio dire. Puoi farcela, Sara, sono io che lo sto facendo. Lasciate che ci pensi io, Jenna. Sarà una passeggiata. Ah no, ok, stavo pensando che quella cesta, però forse avrei dovuto farlo prima. Però aspetta, forse no. Spero più che altro. Non ci credo, ce l'hanno fatta, la sabbia è sparita. Le leggende erano tutte vere. È lei, deve venire da contigo. Lei? È lei che c'è riuscita, ma è solo una ragazza. Beh, volevate che la sabbia sparisse. Possiamo avere la giada della sospensione? No, ancora no. Cosa? Perché no? Era solo una prova per vedere se potevate accedere alla prova per ottenere le pietre. C'è dell'altro che devono fare prima di poter ottenere la pietra. Dovrete raggiungere la fine della via della prova. Anche le ragazze non potranno mai. Pensavo che solo il prescelto potesse. Cosa state dicendo? Che io non potrei essere il prescelto? Gli eroi sono sempre stati uomini dai tempi di Oaba, sempre. Non mi piacciono le tue parole. Io posso essere eroica quanto chiunque. Sarà anche vero, ma devi rispettare le nostre usanze. Succede anche contigo, se non ti piace parlare con Iegolos. Un momento, Moapa, cosa dicevi a proposito della via delle prove? Se raggiungiamo la fine della via delle prove, anche noi saremo fra i vostri eroi? Kraden ha ragione. Non importa se ci riesce una ragazza, l'importante è arrivarci. Se ci darete la possibilità, noi ve lo proveremo. A meno che non abbiate paura che una ragazza possa essere il vostro eroe. Si sono guadagnati il diritto di percorrere la via delle prove? Non mi piace come questi stranieri si sono rivolti a me. Devo imparare cosa ci vuole per diventare un eroe di queste parti. Sì, se sono così ostinati da voler provare, che lo facciano, si arrenderanno. L'hai detto tu, siamo troppo ostinati per arrenderci. Già, se volete che noi stranieri ce ne andiamo, lasciateci percorrere la via delle prove. La via delle prove è difficile. Se raggiungerete la cima vi aspetterà la battaglia tremenda. È difficile per me, probabilmente per voi sarà impossibile. Volete ancora provare? Certo. Siete sicuri di voi stessi, ma è l'ignoranza che parla. Più che altro spero che la cesta qui sia ancora raggiungibile. Non dovevo farlo. No, è raggiungibile, perfetto. Probabilmente dovrò solo fare il giro. Spero che non sia raggiungibile solamente quando c'era ancora la sabbia. Sì, si può fare. Ascoltatemi attentamente. In questa caverna dovrete praticare le vostre abilità. Le leggende dicono che Iegolos e Oabna hanno combattuto qui. Questi totem lo commemorano. Gareggeremo fino alla cima. E là lottarono con tutte le loro forze sul picco della montagna. In onore di quella battaglia è stata creata la via delle prove. Le regole sono semplici. Ogni stanza è piena di trappole e insidie. Usate il potere di contigo per evitarle. La via ha quattro porte. Per aprirle dovrete mettere oggetti nelle casse. Noi parliamo! Sei incredibile! Perché? No, non si passa. Le porte si aprono solo quando le casse sono piene a sufficienza. Mettete nelle casse oggetti pesanti come armi o armature per aprire le porte. Se raggiungerete una porta dopo i vostri avversari avrete un grande svantaggio. Dovrete metterne due, esatto. Stazionate sulla pedana e si apriranno le casse che dovrete riempire. Uno e due. Se sarete gli ultimi in tutte e quattro le porte, avrete messo 8 oggetti nelle casse. Se la via delle prove è troppo per voi, premete questo pulsante.
Così finirete lo scontro. Un vero eroe però non si arrenderebbe facilmente. Per poter raggiungere la cima non potete fallire sulla via delle prove. Avete capito? Quindi avete compreso le regole della via delle prove. Volete continuare? Sì. Conoscete le regole e volete continuare? Siete stati avvertiti. Scegliete la via che preferite, per noi è uguale. Ok, qui salviamo ovviamente. Prima di tutto, andiamo a prendere quella cesta. Intanto loro ci guardano come se dove cazzo sta andando quello. A prendere una noce dura, va bene. A noi, al momento, non importa completare per davvero la prova. Quello che a noi importa è attivare il glitch. Per attivare il glitch, basta entrare dentro la prova e buttare a terra gli oggetti di cui non abbiamo bisogno, o meglio, di cui abbiamo bisogno, ma abbiamo bisogno che si moltiplichino. Ad esempio, vogliamo che l'anello d'oro moltiplichi? Perfetto, ne hai solo uno in tutto il gioco. Vuoi usare i trucchi? Ovviamente no, usi glitch. Butteremo a terra l'anello d'oro e una volta rientrati, o meglio usciti, ne avremo un'altra copia. Ma dove? Dentro i negozi. Stessa cosa per molti altri oggetti. Ad esempio la corona della gloria. Me ne servirebbero almeno 4. Vogliamo arrivare almeno ad 8? Gli iperstivali, gli iperstivali... Non lo so, perché noi li abbiamo già dati agli altri personaggi di Golden Sun. Farebbe comodo averne qualcuno in più. Stessa cosa, gli stivali dorati. Mi chiedo se posso buttare a terra il tridente. No, il tridente no, peccato. Allora, facciamo un attimo una cernita di cosa a noi ci serve effettivamente duplicare. La lama solare? No, quella possiamo duplicarla molto più facilmente. L'armatura di Erebo non è la priorità. Volendo, possiamo. Gli iperstivali direi di buttarne a terra sia i nostri sia quelli di Jenna. Non credo che possiamo buttare a terra queste cose. Ci provo, ma non ci conto. Biglietti da gioco e le medaglie invece sì. Stessa cosa, l'anello dorato. Jenna, direi che l'unica cosa che possiamo buttare sono questi. Possono essere utili al momento. E la linfa vitale, assolutamente. Sara, gli stivali dorati. La corona della gloria. I cristalli psi e l'anello custode. Ce n'abbiamo di roba da buttare, insomma. Infine, Pierce. Vogliamo fare un po' gli sgargiuli. Possiamo fare la pozione della nebbia. 300 punti a tutti. D'accordo, grande capo. Noi ci mettiamo qui. Non prima, però, di aver settato questo e questo qui. Andiamo. Se avete scelto così, noi prenderemo l'altra via. Al via inizierà la sfida. Non è un problema, grande capo. Via. Noi ovviamente non ce ne frega di fare la sfida nel modo giusto al momento. Siamo qui per ovviamente tutt'altro motivo. Ecco qua. Prima attiviamo il glitch, poi ci pensiamo a farlo per bene. Noi ci mettiamo già qui e iniziamo a buttare giù tutto quello che non ci serve. Allora, butta, sì. Poi, butta, sì. Butta, sì. Butta tutto quanto, sì. Butta, sì. Butta anche questo, sì. La linfa vitale, butta via tutto. Cristalli psi, butta via tutto quanto. L'anello custode, buttalo. Mi stavo dimenticando, la camicia di Mithril, buttala. Butta anche tu la tua camicia di Mithril. Proprio ci stiamo denudando del tutto. Stiamo buttando via tutto quanto. E buttiamo via anche le pozioni della nebbia. Non credo ci sia rimasto nient'altro, vero? Ah, giusto, gli stivali dorati. E anche la tua corona. D'accordo, dovremmo aver buttato via tutto quanto. Il grande capo è rimasto là. Noi ci siamo svuotati, usciamo. Fareste bene ad arrendervi, anche se raggiungerete la cima e non riuscirete a battermi. Farete bene a lasciare subito il villaggio. Sì, sì, sì. Ma solamente per andare a riprendere tutto quanto. Come avete visto, gli strumenti questi qua non erano presenti, se no li avrei buttati. Però tutto quanto c'è già tornato nell'inventario. È il momento di trovare un qualsiasi negozio ora. Purtroppo questo richiede del tempo. Eh già, perché per ora l'unico negozio qui in città non è visitabile. Ci porta quindi a tornare alla nave ed andare qui a Loho, che è il posto più vicino con una città. Eccoci arrivati a Loho. E ora, andando a comprare delle rarità, vediamo che Cristalli Psi ne ha esattamente 6, che sono quelli che abbiamo venduto prima. Prendiamoli. Biglietti da gioco, ce li prendiamo, che fanno sempre comodo. La linfa vitale, stessa roba, ne ha 4.
4, che è quella che abbiamo anche noi. Però farei, esatto, uno per volta, che così aumentiamo i biglietti da gioco, signora. Grazie, che così poi li vado a rivendere, o meglio a buttare per terra e a prenderne altri. Stessa roba la pozione. E vedete che i biglietti da gioco costano veramente nulla. E ce ne ha due, che sono quelli che avevamo prima. E ci dà un altro biglietto da gioco per aver comprato dei biglietti da gioco. Grazie. Le monete, madonna mia, meno male che non costano un cazzo, costano 100. E invece la camicia di Mithril, questa ci serve come? Che è un metodo molto meno dispendioso che andare a cercare di ottenerla con la slot machine, credetemi. Mentre l'anello custode, visto che di poco ma aumenta PS, li diamo a tutti quanti. Mentre l'anello dorato, tieni Pierce, che tra l'altro Pierce, se ci fai caso, è praticamente tutto d'oro. My life is golden. Prenderei anche uno di tutti e tre. Prenderei questi tre oggetti. Guarda quanto cavolo è dorato Pierce. Ma porca miseria Pierce. E con questo dovremmo aver preso tutto quanto. E ora torniamo al villaggio sciamanico e buttiamo altra roba per terra, come degli incivili. Rieccoci di nuovo alla prova. Ci rimettiamo sulla linea e ora di nuovo buttiamo via la roba. Abbiamo buttato via tutto. Buttiamo via anche questi qua che ci cambiano la classe. Ecco qua, Pierce è rimasto con solo la spada, per farvi capire. Nessuno è rimasto con più niente. Usciamo. Yes, controlliamo giusto per sicurezza. Ok, abbiamo ancora tutto. Rifacciamo la prova buttando di nuovo a terra roba e moltiplicandola. Buttato di nuovo via tutto quanto, usciamo dalla prova. Rieccoci ancora una volta qui. Madonna Pierce, tutto d'oro. E con questo siamo a posto. Adesso facciamo un ultimo giro. Butto ancora una volta tutte le cose. Una volta buttate, facciamo il giro vero e proprio nel percorso della prova.